Nel quarto giorno di ritiro a Castel di Sangro continuano le esercitazioni, i lavori, gli allenamenti che Spalletti ha programmato per questa squadra che, tutto sommato, bisogna dirlo, se il Napoli prenderà un ottimo portiere, è una squadra comunque competitiva, perché io credo che voi guardiate soltanto a chi è andato via. Chi è andato via ha dei nomi roboanti, però vi dico che comunque molti dei calciatori che sono andati via volevano già andare via da parecchio tempo, e altri che sono rimasti non vedono l'ora di andarsene. Quindi ogni tanto fare un po' di repulisti è importante. Ciò che conta è sostituire questi calciatori. Quindi vedremo il Napoli come li sostituirà. Intanto, se il Napoli ha preso Østigard come alternativa a Tuanzebe, mi pare che siamo migliorati. Se il Napoli ha preso Matias Oliveira al posto di Ghoulam, dell'ultimo Ghoulam, quello degli ultimi 3 anni, mi pare di poter dire che siamo migliorati. Se il Napoli ha preso un talento, un crack come Kvitsa Kvaratskhelia, vi dico che siamo migliorati rispetto all'ultimo Insigne, che l'anno scorso, non lo dimenticherete, ha segnato soltanto 2 gol su azione, oltre ad aver sbagliato 5 calci di rigore. Quindi fino a questo momento il Napoli ha sostituito bene quelli che sono andati via. Manca il portiere, e lo dico con un po' di tristezza, perché mi aspettavo che Meret avesse una crescita diversa sotto l'aspetto caratteriale e nervoso. Ma se un portiere dice io non ti firmo il rinnovo di contratto se prima non so qual è il portiere che prenderai come mia alternativa, amici miei, ma io non ho capito, ma veramente Meret volesse il portiere del mio condominio come vice, così sta sicuro di giocare sempre lui? Ma questo non va bene, questo non va bene, e il Napoli ne deve tener conto. Se il Napoli avesse anche l'opportunità di vendere Meret, lo deve vendere, perché un portiere così non è affidabile. Ti devi sempre preoccupare che lui possa avere una crisi nervosa perché vede che alle sue spalle c'è qualcuno che può attentargli la sua titolarità. Un portiere così, seppur bravo, perché è bravo, tra i pali è uno dei migliori in Italia, un portiere così, più di giocare al massimo per il Sassuolo, non può, perché se l'aspetto caratteriale è così carente in Meret, vuol dire che non può stare ad alti livelli. Ne parliamo anche con voi, 081-63-63-63, 339-666-9990, messaggi scritti e vocali. Tra un po' ci saranno le visite mediche di Kim Min-jae, perché è arrivato in Italia e quindi è atteso a Roma alla clinica Villa Stuart per sottoporsi al rito delle visite mediche, perché finalmente il Napoli ha trovato il modo per sistemare tutta la faccenda burocratica con il Fenerbahce e con i suoi agenti. Con me c'è Massimo D'Alessandro in redazione, Paola di Genova l'ufficio tecnico stampa, e al telefono abbiamo Gianni. Buongiorno Gianni. Non lo so, Gianni mi senti? Io sento un sacco di vento, quindi facciamo in questo modo. Intanto che Gianni trova una collocazione più stabile, sentiamo un messaggio vocale. Vai. Buongiorno, lei sta dicendo che c'era gente che già voleva andare via, dei calciatori, mi riferisco, e gente che vuole andare via. Ma ci possiamo fare una domanda? Perché sta accadendo questo? La domanda ce la dobbiamo fare. Puoi dire che i sostituti sono all'altezza? Dobbiamo sempre vedere, lei lo sa bene. Io dico che sono all'altezza, e lo dico io, quindi la cosa non è confutabile, perché è il mio pensiero. Lei ha un pensiero diverso? Perfetto, abbiamo 2 pensieri in contrapposizione. Caso strano che negli anni precedenti, quando il sottoscritto ha detto che uno era buono e voi dicevate che non era buono, poi questo qui veramente era buono. Quindi abbiate un po' di pazienza, rispettate chi fa questa attività e conosce i propri pollastrelli. Allora, che cosa scrive questo amico? Vediamo un po'. Raffaele, mi aspetto belle multe da parte di De Laurentiis per tutti quei calciatori andati via per l'ammutinamento, iniziando da Insigne e finendo con Mertens. Finalmente pulizia, scrive questo amico. Pasquale al telefono, eccolo qua, buongiorno Pasquale. Pronto? Pasquale, buongiorno. Buongiorno, ciao Raffaele. No, io volevo solo esprimere la mia opinione per, prego, quanto riguarda il portiere del Napoli,
Meret. Io ritengo un giocatore, diciamo un portiere che effettivamente ha avuto i suoi problemi fisici e che chiaramente ancora tutto da dimostrare, anche se io ritengo un ottimo portiere, perché poi è un portiere di nazionale, e ritengo anche che è molta la critica sia da parte di noi tifosi che anche di molte trasmissioni televisive verso questo ragazzo, il quale non avrà questo grande carattere, però non viene aiutato né dalla piazza né dalle trasmissioni stesse, che lo mettono sempre in discussione a prescindere, compreso un allenatore che chiaramente avrà le sue ragioni. Per questo motivo io credo che se noi tutti lo vogliamo aiutare dovremmo in qualche modo, perché io credo molto nel portiere, in questo ragazzo, credo molto e credo che questo qua con un po' di tranquillità e forse con un buon secondo portiere dietro, ma avendo la tranquillità, perché si sa che i portieri sbagliano, perché purtroppo sono tutti sbagliano, anche Magnan che è stato un grande portiere quest'anno ha sbagliato, e però se noi gli diamo addosso, come spesso noi tifosi facciamo, come tutti i critici fanno, questo ragazzo si perderà sempre. Vabbè, allora spero... un ragazzo che si perde perché viene criticato per gli errori, è giusto che vada a giocare in un'altra squadra, non sia del Napoli. Mi sembra talmente evidente che se uno viene criticato perché fa una cappellata ad Empoli regalando un gol agli avversari, cioè gli dobbiamo dire pure bravo o lo dobbiamo applaudire. Ma non è che questi ragazzi non sono nelle scuole calcio, sono dei professionisti che pretendono fior di quattrini per giocare, gli dobbiamo fare pure l'applauso, capito? Quindi non li dobbiamo criticare se fanno errori, oh, ma li doveste criticare se fanno delle cagate, no, oh, fategli l'applauso. Gianni, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, grazie, buongiorno, sono Gianni dal Bovero. Ciao. Io sono d'accordo con te perché sei sempre esaustivo e molto intelligente nelle risposte. Il fatto del portiere è una cosa importantissima. Sono d'accordo con te perché Meret non è proprio migliorato dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista proprio del. C'era pure per altre parti, tutto quello che produce il portiere e anche altre dovute di vita. Allora, secondo me, a Napoli occorrono due portiere, perché se tu mi vieni a chiedere chi è un portiere, giusto la domenica, se è un palazzo, come dice tu, così si sicuri di un sempre. No, non si fa così. Tu devi essere forte di tuo, devi avere tu la forza di combattere e quindi di primeggiare nelle scelte del Napoli. Allora ci vogliono due consigli, secondo me. Altrimenti, vicino a Meret, dovrei mettere, cioè, solamente Sirico. Perché se metti un Kepa con un altro portiere uguale a Meret, Meret sicuro non gioca, sicuro non venderà. E al primo numero che fa sarà, come dire, boicottato, eccetera. Non so se ho reso l'idea. Certo. Vabbè, è un portiere che ha fatto fino a questo momento 68 presenze in Serie A, 68, non 680. Ma volete che il Napoli non gli metta dietro un portiere che possa fare le sue veci quando lui non sta bene? Amici, il Napoli è obbligato a prendere un portiere pronto che possa fare il primo, perché qui non stiamo parlando di un calciatore esperto che sai che puoi contare su di lui, sì, può commettere un errore come li commettono tutti quanti, ma l'esperienza tarda per superarla. Meret ha fatto 68 presenze in Serie A. Scusatemi, chiedo scusa, 78 presenze in Serie A. Ma mi pare che sia una cifra tale da poter pensare, sì, affidiamogli la porta e mettiamo Tony Mola come suo vice. Al telefono Giovanni, eccolo qui, buongiorno. Salve, buongiorno Raffaele, buongiorno. Ciao. A voi tutti e due ragazzi. Grazie. Sono Giovanni D'Aversa. Niente, io condivido il tuo stesso pensiero su Meret, proprio sono lineare, anche perché mi fido insomma delle tue intuizioni, che fino adesso ne hai sbagliato veramente pochissimo. Volevo chiedere una cosa a te, Raffaele, ma quante lingue parli? Solo per curiosità. No, guarda, bene l'italiano. Bene l'italiano. No, vabbè, questo lo poi sappiamo. Mastico l'inglese, lo spagnolo, mi diverto col tedesco con alcune frasi che ho imparato. Ma quanti giornalisti sportivi abbiamo che parlano le lingue? Veramente sei qualcosa di eccezionale. Ti ringrazio, ma ce ne sono di colleghi bravi, attenzione, che conoscono comunque anche altre lingue. Ti ringrazio comunque di avermelo riconosciuto. Sentiamo un messaggio vocale. Eccolo. Buongiorno Raffaele. Buongiorno. Sempre d'accordo con te su tutto. Una considerazione, ma non è che Meret soffre proprio il fatto di avere un portiere diciamo agli stessi livelli suoi? Per me sì. E quindi avendo diciamo un secondo esce fuori il vero Meret, cioè non conviene rischiare una cosa del genere,
perché poi grandi portieri in circolazione non è che ce ne sono tanti, noi abbiamo praticamente il secondo, il terzo portiere della nazionale, diciamo in già ce l'abbiamo, quindi a chi andiamo a pescare? Certo, infatti il problema è serio, perché Meret non vuole un portiere di livello, altrimenti non firma il rinnovo con il Napoli. Vabbè, non firma il rinnovo, il Napoli, se ha l'occasione lo deve vendere, perché l'anno prossimo scadrà il suo contratto, quindi se non rinnova, che venga Kepa o che venga il portiere dello stabile di Massimo D'Alessandro, il Napoli ha bisogno realmente di fare un'analisi corretta sul portiere, perché l'anello oggi l'anello debole di questa squadra è il portiere, nella misura in cui tutti gli altri, sai che c'è un'affidabilità concreta, sul portiere non sai quanto possa essere affidabile. Pino, buongiorno. Pino? Sì. Vai. Ma che c'è, Pino? Pronto? Stai a mare? Che si sente un casino in sottofondo, ma... Come facciamo a fare il collegamento così? Dai, non fa niente, magari lo sentiamo dopo, Pino. Messaggio vocale. Buongiorno Raffaele, beh, io penso che se Napoli non prende un portiere, il Napoli quest'anno avrà grande difficoltà proprio zona difesa, portiere, perché non dobbiamo fare pensare che lui pari solo, ma anche che non riesce a coordinare i difensori. Quindi spero prima possibile che Napoli acquisti un portiere come Ospina. Buona giornata, forza. Sì, un portiere come Ospina sarebbe l'ideale per poter essere tranquilli e cominciare la stagione con una sicurezza in più. Sossio al telefono, eccolo qua, Sossio, buongiorno. Buongiorno. Salve. Buongiorno. Raffaele, tu è vero che non spacchi quasi mai quando parli di un giocatore, però io ricordo una telecronaca che dicessi che Pogba era solo un ragazzo fortunato quando faceva i gol a Napoli. E lì mi sa che hai sbagliato. Beh, no, lui ha fatto dei gol che se li ripete altre 100 volte non li segna, quindi è un ragazzo fortunato. Il problema è che li ha rifatti. No, non li ha rifatti. No, no, non li ha rifatti. Come no? Li ha segnati tanti, ma non con la stessa dose di fortuna, capito, Sossi? Però andiamo avanti. No, non è solo fortunato, è pure forte. Abbiamo da dire altro? No, ti ringrazio. Grazie a te, buona giornata. È il momento di fermarci. Pubblicità, a tra poco. Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Eccoci qua, siamo tornati in diretta. 081 6363 63, 339 666 9990, messaggi scritti e vocali. Ho dato questa notizia che, per quanto riguarda Mertens, io vi dico, sapete qual è il mio parere? Non è mica detto che sia finito. Se lui non ha parlato ancora fino a questo momento, se lui non ha firmato con altre società che pure gli hanno proposto dei contratti, se il Napoli tutto sommato non ha fatto nessun, non ha dato nessun addio ufficiale al calciatore, se non mettere sui social qualche video rappresentativo dei suoi gol migliori, ma senza dire addio Dris, ci rivediamo, non ci rivediamo più, io vi dico, guardate che prima che inizi il campionato, se De Laurentiis avrà completato l'opera di cessione dei calciatori e avrà ridotto ulteriormente il monte ingaggi, io vi dico che spazio per un altro anno con Mertens a cifre inferiori rispetto a quelle da lui chieste, cioè a quelle che il presidente gli ha prospettato, è più che probabile, e sarebbe per me molto importante, perché avere uno della sua esperienza che dia una mano ai ragazzi che sono arrivati significherebbe non solo essere un allenatore aggiuntivo, ma anche fare un capitano, non giocatore, certe volte, che sapete essere meglio del giocatore in campo, perché nello spogliatoio conta molto la parola di chi ha esperienza. Non so se c'è l'ospite, non ce l'abbiamo ancora, stiamo provando, e allora sentiamo qualche messaggio vocale dei tanti che sono arrivati fino a questo momento. Vai. Ciao ragazzi, ciao. Sempre forza Napoli, sono Ciro da Napoli.
Raffaele, io ho due domande ti voglio solo chiederti. Una, diciamo, è più un'affermazione, che questa società è l'unica squadra che al momento ha fatto più mercato a livello di comprare rispetto a tutta la Serie A. E seconda cosa, sto sentendo adesso, sono d'accordo con te, ne vedremo delle belle quest'anno. Quest'anno veramente sarà una sorpresa in Napoli. Meglio che sia, saremo scontati, nel senso quinto, sesto, settimo posto. Va bene, vai. Ciao ragazzi, forza Napoli. Sì, da un certo punto di vista è meglio che il Napoli parta senza i favori del pronostico. Io comunque vedo persone, calciatori che hanno un bel carattere, che sono arrivati nel Napoli, anche lo scazzo che c'è stato tra Osimhen, Anguissa, Spalletti, è la testimonianza di quanto sia importante in una squadra avere calciatori che abbiano queste caratteristiche. Abbiamo l'ospite al telefono? Non ancora, e allora abbiamo un radioascoltatore. Davide, ciao. Raffaele, ciao, buongiorno. Intanto complimenti a te per la trasmissione. Grazie. Volevo fare un'ulteriore considerazione su Meret, se mi è concesso, perché oltre, diciamo, ai limiti tecnici che sono noti, soprattutto sulla costruzione con i piedi, il gioco con i piedi del ragazzo, la cosa che non è stata messa in evidenza fino adesso è che il ragazzo è anche fragile dal punto di vista fisico, per cui non dà nemmeno garanzie sulla tenuta fisica. Io mi ricordo di essere stato a Di Maro proprio il primo anno in cui venne presentato e si ruppe una spalla, poi ha subito altri infortuni nel corso del tempo, e quindi diciamo che la mia preoccupazione è anche sulla tenuta fisica atletica del ragazzo, che non dà grosse garanzie. Quindi volevo capire, diciamo, dal tuo punto di vista che cosa ne pensavi a riguardo. Ma l'ho detto tante volte, è un calciatore che non mi dà affidabilità e non ha nemmeno tutta questa esperienza, se abbassiamo il volume perché se no non riesco a sentire, non ha neanche tutta questa esperienza in base alla quale tu potresti dire vabbè, ma magari qualche errore lo commette, però ha 200 presenze in Serie A, quindi saprà come uscirne nei momenti in cui ci sono delle difficoltà. Quindi su Meret la penso così, la penso da tempo. Qualcuno mi chiede ti piacerebbe la coppia Neto Vicario? Sì, mi piacerebbe tantissimo, perché Vicario lo considero uno dei migliori delle ultime leve di portieri in Italia, e Neto ha l'esperienza giusta, anche se l'anno scorso ha giocato soltanto 3 partite, ma non conta, l'importante è che sia comunque un calciatore di 33 anni che ha vissuto tanti spogliatoi, tanti campionati, e quello potrebbe aiutarti nei momenti in cui il portiere titolare più giovane, come ad esempio Vicario, potrebbe avere qualche defiance. Non so se ci sono amici al telefono, ospiti, perché intanto stiamo sistemando anche i nostri microfoni e noterete che mi ascoltate molto molto meglio rispetto a prima. Ribadisco, la questione Mertens per me non è ancora chiusa, perché non si può chiudere così una storia con un calciatore che si chiama Dries Mertens, e fino a quando non ci saranno le conferme ufficiali da un lato o dall'altro, allora possiamo sempre sperare che ci sia l'opportunità di rivederlo con la maglia del Napoli. Abbiamo un altro amico radioascoltatore, buongiorno. È caduto. Allora sentiamo un messaggio vocale, eccolo qua, vai. Buongiorno Radio Marte, buongiorno Raffaele. Raffaele, inutile girarci intorno, se Mertens non è rimasto, io credo che la colpa sia esclusivamente di Spalletti, che ha fatto capire già dallo scorso anno che non lo voleva. Spalletti purtroppo soffre i giocatori di personalità, l'ha dimostrato a Roma con Totti, a Milano con Icardi, e ha fatto la stessa cosa a Napoli con Mertens. Adesso gli hanno fatto la squadra giovane, che giocatori giovani con poca personalità, e che lui riesce a plasmare. Speriamo che faccia un ottimo lavoro, perché altrimenti veramente non andiamo lontano. Ciao Gianni. Ciao, buona giornata a te Gianni. C'è Pino al telefono, dico bene? O no? No, forse è un radioascoltatore di prima.
di qua invece è possibile sentirmi. Così è difficile lavorare, perché non posso mettere i messaggi vocali e non so neanche se al telefono c'è qualcuno. Vediamo se mi passate qualche telefonata. Vedo che state armeggiando, non lo so, va bene, andiamo avanti così. Vi ricordo 0816363 per intervenire telefonicamente in diretta, 339-666-9990 per i messaggi scritti e vocali. C'è Salvatore al telefono. Buongiorno Salvatore. Salvatore, buongiorno. Buongiorno ragazzi, e complimenti sempre, Raffaele, sei un mito. Grazie, troppo buono. Volevo fare una riflessione per quanto riguarda la dichiarazione di De Laurentiis. Quando avremo noi la possibilità anche da parte vostra di un'altra radio di ascoltare il parere di Mertens? Perché io sono stufo di quella sceneggiata che ha fatto l'altra radio. Non voglio parlare di altra radio, voglio sapere se voi avete intenzione di intervistare Mertens e farci dire la sua versione dei fatti. Sì, appena sarà chiuso il discorso con Mertens, io sono convinto che riusciremo anche a portarlo al telefono. Però fino a quando, lo ripeto, fino a quando non ci sarà la possibilità, chiedo a Massimo D'Alessandro di chiamare l'ospite, perché ha detto che adesso è disponibile. Fino a quando ci sarà questa possibilità di rivederlo in squadra, io dico che fa bene a non parlare né con me né con nessun altro. Mantiene questo riservo, anche se c'è qualche società che sta provando a ingaggiarlo, come la Salernitana del presidente Iervolino. Io non riesco a immaginare che Mertens accetti la destinazione Salerno, ma non per Salerno, ci mancherebbe. Però ho la sensazione che lui, prima di prendere altre strade, vorrà capire bene se la strada con il Napoli è chiusa definitivamente. Abbiamo al telefono un grande agente di mercato, oltre ad essere un dirigente tra i più rinomati, Stefano Antonelli. Buongiorno Stefano. Che non sento. Ho capito, oggi è tutto un boicottaggio contro di me, io non lo sento Stefano Antonelli. Se mi dite che cosa dobbiamo fare, me ne sono grato. C'è qualche difficoltà tecnica. Posso restare qui a parlare da solo? Vi canto una canzone se volete, nel caso in cui abbiate ancora qualche difficoltà a mettere in onda i nostri ospiti. Stefano Antonelli, mi senti? Non mi sente. Andiamo avanti, vediamo. C'è Stefano Antonelli. Stefano, buongiorno. Buongiorno a lei. Eccolo qua. Come stai? Tutto bene? Molto bene. Mi fa molto piacere, sono contento di sentirti dopo un po' di tempo. Volevo sapere. Ti sento bene, sento un grande spolvero. Sì, 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 è vero. A me... Ti sei riposato. Questo non lo posso dire, questo non te lo confermo. Però ti posso dire che con il passare degli anni la forza aumenta. Questo è. Ti do una buona notizia, perché te sei più giovane di me, va bene. Allora, Stefano, questo mercato è un po' a singhiozzo. Le società sembra che fanno degli acquisti roboanti, poi c'è una stasi. Ad oggi si direbbe che l'Inter e la Juventus, anche se Pogba si è rotto e non potrà recuperare per la prima giornata di campionato in quanto ha avuto un problema al menisco, ad oggi sono quelle che, mercato alla mano, potrebbero essere le due che si contenderanno lo scudetto. È così? Sì, hai detto bene, sembrerebbero, no? Però che vi devo dire? Io dico che a me sembra sempre che sì, vabbè, la Juventus ha fatto due acquisti importantissimi, perché è sembrato un po' passare sotto tono di Maria, no? Come se fosse esatto, uno dei Moicani, ma in realtà è un fuoriclasse assoluto. Però vi dico una cosa, secondo me il campionato è ancora equilibrato, sta tornando un equilibrio che non c'era da anni, perché è vero tutto, ma è vero anche che la Juventus, perdendo Chiellini ed Elite, probabilmente sì, Bremer, però ci sono dei meccanismi che poi vanno verificati, poi magari va tutto bene. Il Napoli sì, è vero, perde Koulibaly, però poi è una squadra con un organico forte, poi sì, probabilmente forse è il primo vero mercato dove il Napoli, parlo come proprietà, ha, diciamo,
messo un po' il freno a mano e guardato bene quelli che sono i parametri economici amministrativi? Sì, però alla fine la squadra è una squadra importante. Ora, c'è un mercato ancora aperto, soprattutto per chi, come voi sapete, Zelischi, forse sì, forse no, però richieste ce le ha. E Zelischi è un altro uomo da 30-35 sì. milioni di 30 milioni. Fabian rimane o non rimane? Un po' più difficile come collocazione, perché è un pochino più difficile, magari potrebbero aspettarlo a parametro zero. Però voglio dire, è un organico forte, con Anguissà, con Osimhen, con... Insomma, beh, io ti dico qual è la formazione che ad oggi affronterebbe prima il Verona e poi il Monza nelle prime due giornate di campionato: Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus, Mario Rui, a centrocampo Anguissà, Lobotka, Zielinski, Lozano, Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Mi pare che sia una squadra degna di poter pensare ad uno dei posti tantissimo. In centro. Infatti, tutto infatti. Si può migliorare nella vita, infatti. Come siamo tante volte detti. Sì. La realtà è che è un buonissimo organico. Sì, 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 per carità, Insigne, Mertens, affetto e campioni, e soprattutto Koulibaly. Però il Napoli è una squadra importante anche adesso. E sono certo che il lavoro che stanno facendo, magari non saranno pronti per la prima, per la seconda, ma poi il Napoli io la vedo tra le prime quattro, ma sicuro. Bisogna stare attento un pochino alla Fiorentina, perché se la Fiorentina ha aumentato un bagaglio tecnico impressionante, e bisogna stare attenti. Però insomma, Napoli, Inter, Juventus, mi incuriosisce la Roma, sai, Dybala, sì, grande acquisto, però stiamo attenti. Insomma, poi noi un po' pignoli del calcio abbiamo detto che poi Dybala non si è mai riuscito a imporre nella Juventus, grande campione, grandissimo campione, però è anche vero che insomma dal punto di vista purtroppo fisico spesso ha patito, o non è mai riuscito a diventare un leader, ma non perché non sia un grande campione, perché ce lo deve avere anche caratterialmente. È anche vero che poi l'Inter non l'ha preso, perché poi non l'ha, è andata alla Roma, sarà stata l'unica sua offerta importante, forse. Quindi io dico che è un campionato molto molto equilibrato, dove sì, sulla carta Inter e Juventus stanno un pochino sopra, ma non stiamo parlando del Milan, perché il Milan è campione d'Italia, tra l'altro. Il Milan è campione d'Italia, probabilmente in atti di partenza lo scorso anno nessuno immaginava questo, neanche i dirigenti del Milan, però poi l'hanno meritato, ma l'hanno meritato alla grande. Ora loro hanno mantenuto un organico, hanno perso Kessie, però stanno lavorando molto su quel ruolo lì, e hanno una squadra forte anche loro. Campionato almeno con 5-6 squadre protagoniste. È vero. E invece, parlando dell'Udinese, perché ti riguarda anche da vicino, io ritengo che se l'Udinese non cederà molti dei suoi talenti, può pensare ad una stagione di media alta classifica, perché i calciatori dell'Udinese, guarda, io sono pochi quelli che non comprerei, tra cui uno su tutti, Destiny Udoje, di cui tu sei l'agente, che è italiano, ha 19 anni, è un cavallo su quella corsia a sinistra, ma può interpretare diversi ruoli. Io non lo so, ma è possibile che nessuno abbia fatto delle richieste all'Udinese? Dobbiamo immaginare che resti in maglia bianconera, oppure ci sono opportunità per vederlo in squadre più importanti? Ti posso chiedere di farmi una domanda di riserva? Allora, la domanda di riserva è vero che Sarri vuole Udoje? Vedi? Allora io dico sì, ci sta, ma sai, la storia di Udoje è una storia di un mercato da top, nel senso che il mercato di Udoje è diventato un mercato da primissimissime dei cinque campionati più importanti d'Europa. Ora, se tu mi dici va da Sarri, oppure mi dici, e mi fai domanda, può rimanere ancora un anno a Udine? Sai, con onestà io non posso dirti sì, né in un caso né nell'altro. Io credo che
abbiamo un mercato ancora leggermente lungo, e l'Udinese, dopo aver dato Molina all'Atletico di Madrid, dopo aver una serie di soluzioni tra virgolette e discorsi aperti con club veramente di primissima fascia, per Udoge, sicuramente ha un altro grande campione che si chiama Deulofeu, che tra l'altro era accostatissimo alla... Stai parlando al passato, quindi? Ma sai perché? Perché poi quella era un'operazione, Raffaele, che tutto sommato non ha i caratteri della difficoltà assoluta. Quello è un campione che ha giocato al Barcellona, ha giocato al Milan, ha giocato al Chelsea, ha avuto qualche problema fisico, ma poi è stato bravissimo Pozzo a portarlo in una realtà come Udine, che con una tranquillità assoluta gli ha permesso di tornare al 100% della condizione, e poi abbiamo visto cosa è capace di fare. Sai, quando la trattativa è troppo lunga, no? Sì. Troppo lunga, o perché tu hai altre idee e allora magari lo metti lì a un angolo e aspetti, però se il Napoli voleva chiudere quell'operazione l'avrebbe già fatta. Già fatto da parecchio tempo. Probabilmente sta ancora riflettendo. Perché ho la sensazione che il Napoli non abbia detto definitivamente addio a Mertens. Questa è la mia idea. Un'ultima cosa, sei stato a Di Maro, come mai? Prendere un po' d'aria oppure... Ma no, io faccio da 28 anni questo lavoro e molto spesso quando hai degli appuntamenti con alcuni dirigenti o comunque con una società, un club in particolare, spesso in ritiro si parla molto meglio, perché probabilmente si ha il tempo reale per poter fare quell'appuntamento e parlare di determinate cose. Lo si fa senza i tre punti, quindi senza l'angoscia, la pressione dei tre punti, e lo si fa in un habitat, diciamo, congeniale. E quindi magari, ecco, ti capita di parlare di alcune cose, anche di cose che magari non fai adesso, ma ne parli, le discuti e vedi la fattibilità. Ma mica gli hai proposto Udoge al Napoli? No, ma io credo che il Napoli conosca Udoge e non sono io, tra l'altro Udoge certo. Non va a proposto. Assolutamente d'accordo con te, 100%. Quindi no. Ma come sta con quel muscolo che non gli ha permesso di venire a ritirare il premio Miti dello Sport da Scia Marina all'Olimpia? È vero, allora sai che a oggi lui sta giocando tutte le partite, no? Perché le amichevoli le ha giocate tutte, sempre più di un'ora. La realtà è che ci stanno ancora lavorando, perché è un problemino che lui ha avuto l'ultima giornata di campionato a Salerno. Ed è un problemino che stanno pian pianino risolvendo. Ora sicuramente molto 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 meglio, però ancora non è completamente risolta. Ciao Stefano, grazie sempre, a presto, rivederci. Grazie a te. E buona giornata, grazie a Stefano Antonelli, agente tra gli altri anche di Destiny Udoge, un vero e grande talento. Dobbiamo fermarci, pubblicità. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma, si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma, si gonfia la rete. 081-6363-633, 339-666-9990, messaggi scritti e vocali, sentiamone uno. Mi farebbe tanto piacere il ritorno di Mertens, ma il Napoli c'era annunciato sui social l'addio di Mertens, che fa? Subito è nata ora. Non penso, capito? Ha annunciato sui social l'addio di Mertens. Massimo, tu hai visto l'addio a Mertens? Ciao Mertens, addio. No, non ha detto addio. No, ha fatto. Il Napoli ha detto addio a Mertens. Ciao, ha scritto così, addio. Questo non l'ho visto, può darsi che mi sia sfuggito, vedi un po', ha fatto un celebrato Mertens, però dire addio mi pare di no, mi pare che questo non sia successo, però stiamo controllando ancora con più attenzione. Messaggi vocali, sentiamone ancora qualcuno, vediamo un po', eccolo qua, vai. Buongiorno Raffaele, Luca da Posillipo, sempre innamorato di Marte, sempre innamoratissimo di Raffaele. Grazie Luca. Due osservazioni veloci: non sono d'accordo con il radioascoltatore che diceva che Meretta ha bisogno di un gregario di più basse qualità per emergere. Non ci dimentichiamo che se poi Meretta si fa male o viene squalificato, noi giochiamo con il gregario titolare. Invece per quanto riguarda Mertens sono d'accordo con un altro radioascoltatore
De Laurentiis ha voluto far passare il concetto del vil denaro, ma semplicemente anche quando non c'era Osimhen, Mertens non giocava. Quindi capisco benissimo, Ciro. Certo. Ciao. Allora al telefono abbiamo Gaetano? Eccolo qui, buongiorno. Sì, ciao, come va? Tutto bene? Io mi sono collegato adesso, non so se quindi già ne avete parlato, però sì. Ho visto che di nuovo sono state messe le amichevoli a pagamento sulla pay per view, nonostante comunque noi paghiamo già un abbonamento a Sky, a The Zone. Ecco, volevo sapere, cioè un parere di entrambi su questo fatto, cioè il vil denaro vale per Mertens, per Ospina, per Insigne, però cioè noi dobbiamo pagare le amichevoli in pay per view contro la squadra di Montella, tra l'altro, nemmeno contro il Real Madrid o contro il Barcellona. Sì, Gaetano, va bene. Il vil denaro probabilmente sarà poco vile in questa, in questo episodio, però che vuoi che ti dica? Se queste sono le regole e voi li comprate le partite in pay per view, fanno bene a chiedervi soldi. Io certamente non le compro, ci mancherebbe. Allora vi confermo che il Napoli non ha detto addio a Mertens, sui social ha semplicemente scritto thanks, grazie, ma questo non vuol dire addio. Che abbiamo al telefono? Alessandro, è caduto. Allora facciamo così, andiamo in pubblicità e poi dopo avremo un altro ospite. Pubblicità. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Allora, vi confermo che Kim Min-jae è arrivato a Fiumicino e adesso si sta recando a Villa Stewart per le visite mediche. Sa tutto su Kim Min-jae e sul calcio sudcoreano. Sandro Sabatini, buongiorno Sandro. Avete sbagliato il numero. Grande. Se voi parliamo di ciclismo, no, di Bartali, no, di Coppi, no, della faticaccia che ti ho visto fare l'altro giorno su quel monte, non so dove. Bravo, però. Per tenersi in forma, dai Raffaele. Io non lo conosco questo giocatore. È chiaro che ho guardato un po' in giro, sì. YouTube, Transfermarkt, così. Vediamo. Intanto partiamo da un presupposto. Sì. Il sostituto di Koulibaly all'altezza di Koulibaly non esiste nel certo. mondo, capito? Sì. E fidiamoci di questo Kim che arriva a Napoli, come sono arrivati a Napoli tanti giocatori con il biglietto d'andata da semi sconosciuti o quasi, e poi sono partiti che avevano il biglietto lì per volare via da campioni conosciuti in tutta Europa almeno, ecco. Vediamo. Tu condividi questo scetticismo che talvolta sfocia anche nelle critiche accese da parte di molti tifosi del Napoli su questa squadra, che è vero, ha perso dei calciatori simbolo, perché in quanto ad esperienza non è che tu la sostituisci in un batter d'occhio. È andato via Goulam, Mertens, Koulibaly, Insigne, Ospina, hai perso 5 capisaldi, però tutto sommato la squadra è stata ringiovanita perché era necessario pure farlo, non possiamo negarlo, Sandro, che a un certo punto le squadre bisogna che cambino, e credo che fino a questo momento chi ha preso il Napoli male non è, e ha messo fisicità, muscolarità in un gruppo che lo stesso Spalletti lamentava non era così agonistico come serviva. Sai, ci vuole, non so come spiegarlo, prova, aiutami tu Raffaele, ci vuole un messaggio, perché secondo me Kvaratskhelia, o come si chiama, Kvaratskhelia, si è detto benissimo, per me è un buon giocatore, questo Kim, se è stato preso a 20 milioni è sicuramente un buon giocatore, anche se non è Koulibaly, e se Osimhen viene confermato è sicuramente l'Osimhen che abbiamo imparato a conoscere nell'ultimo anno e mezzo, diciamo così. E gli altri ci sono, e Spalletti è un allenatore che comunque il risultato lo porta sempre a casa. Ora ti sorprenderò, a Napoli serve che giochi bene Gaetano, ma io sono d'accordo con te. A Napoli serve
un ragazzo. Zerbin, questi calciatori sì, che... Sì, ma ancora di più Gaetano, cioè serve un ragazzo di Napoli, serve un cuore, capito? Perché purtroppo, io non dico niente di originale, purtroppo comunque in questi ultimi anni del Laurentiis, capito, c'è stato un po' di scollamento col cuore di Napoli e del Napoli. Ecco, ci vorrebbe un ragazzo tipo Gaetano, che l'anno scorso è stato il migliore della Serie B, che riuscisse ad accendere a qualcosa. Cioè, la gente ha bisogno di identificarsi, i tifosi hanno bisogno di identificarsi o di sognare. Per sognare, sai, vediamo, Osimhen è uno che ti fa sognare, insomma. Per identificarsi la gente ha bisogno di Gaetano. La Roma, ti faccio un esempio, quindi non tocco Juve, Milan e Inter. La Roma, che è una situazione simile, obiettivamente questi Friedkin hanno fatto la politica dei prezzi stracciati e l'Olimpico si è riempito. Un allenatore di personalità che ha coperto anche degli errori. E una squadra che ha vinto la coppetta che non voleva nessuno, ma l'ha vinta. Sì. E poi soprattutto hanno la fascia da capitano a Lorenzo Pellegrini, che è romano, e non è Totti, non è nemmeno De Rossi, ma è comunque un simbolo. E poi hanno fatto sognare con Dybala. Cioè la formula è, si riesce a unire un po' tutto, l'aspetto tecnico, il budget e anche avere, non ti dico essere schiavi dei tifosi, assolutamente no, o degli ultras, assolutamente no, però come dire, avere un po' di sintonia in più al Napoli, a De Laurentiis non farebbe male, ecco, tutto qua. Io non posso che essere d'accordo con te, caro Sandro, però sono curioso di sapere, visto che in genere tu ci azzecchi con le previsioni di inizio stagione, ma collochi Inter e Juve in cima alla lista dei desideri di quelli che vogliono lo scudetto, o pensi che il mercato poi non corrisponda sempre a quello che in campo si vede? Allora, dunque, bella domanda questa. Sai, le quote dei bookmakers sono sempre molto indicative, capito? Perché sono la somma di tante previsioni fatte da noi, caro Raffaele, opinionisti. Quindi sì. E le quote dei bookmakers danno Inter e Juventus un gradino sopra Napoli e Roma. Questa è la sì. Scusa, Napoli, Milano e Roma. Questa è la situazione. E che vuoi che ti dica? A me dico una cosa fuori, trovo un po' di difetti anche nell'Inter e anche nella Juventus, questo sì. No, anche perché sai, se tu perdi Chiellini non è De Ligt insieme. Sì. Sì, puoi prendere chi vuoi, però poi devono trovare la formula giusta per avere quell'affiatamento che non hai più adesso. Guarda, se tu perdi Perisic e lo sostituisci col Gosens che si è visto fino ad ora, perdi tantissimo. Certo. Anche lì, se tu sostituisci, attenzione, Dzeko con il miglior Lukaku, è un conto. Se Lukaku poi deve giocare per forza, perché prima o poi si riprende. Lukaku è da un anno che non stoppa un pallone, Sì. Poi vediamo. Va bene, dai, ci sarà tempo per parlare. Sulla Juve, sì. Hai detto bene te, Bremer sostituisce Chiellini, ma il titolare accanto è Bonucci. Il Bonucci degli ultimi due o tre anni ha dei problemi. Detto questo, però, Raffaele, non è che io adesso, perché sto parlando con te a una radio di Napoli, posso dire che il mercato dell'Inter e della Juve è peggio di quello del Napoli, perché direi una bugia. No, ma grossa, non è vero, tra l'altro non è vero. Capito. Va bene, Sandro, è sempre bello sentirti, ti ringrazio bene, molto. A me fa piacere. Ti auguro buona giornata, a presto, un abbraccio ciao, forte. Ciao a tutti. Grazie a Sandro Sabatini, collega di Mediaset. Abbiamo giusto il tempo di sentire un messaggio, vai, un messaggio vocale, eccolo qua. Buongiorno Arima, Giancarlo da Fuorigrotta. Ciao. Niente, volevo sapere perché voi nelle formazioni non lo metti mai a Olivera, né lo accennate negli acquisti importanti, visto che era un giocatore che volevano in tanti e sicuramente molto forte, ma non lo vedo mettere anche in formazione spesso. Volevo sapere la tua valutazione sul giocatore. Sì. Allora, questi sono i soliti falsi storici, perché diffondete informazioni non vere.
Io non lo metto in squadra ad oggi, perché ad oggi Oliveira non è ancora un calciatore nella condizione di giocare una partita, mentre Mario Rui, che tra l'altro è il titolare, parte davanti ad Oliveira. Che Oliveira sia un ottimo calciatore, questo credo di averlo detto più volte e in tutte le salse, ma ad oggi, io ho detto ad oggi, oggi, quale sarebbe la formazione anti-Verona? Meret, Di Lorenzo, Ragmani, Juan Jesus, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia. Ad oggi è questa o no la formazione? O devo mettere Oliveira perché così vi fa piacere? Non posso metterlo, non è ancora un calciatore che sta nella stessa condizione di Mario Rui. E poi, anche a parità di condizione, io metto sempre Mario Rui, che è uno dei migliori giocatori che il Napoli, di cui il Napoli dispone. Ora possiamo salutarci, ce ne possiamo andare. È arrivato a Villa Stewart, Kim? È arrivato a Villa Stewart, quindi tra un po' ci saranno anche le visite mediche, probabilmente questa sera potrebbe esserci anche l'annuncio. Adesso però non ci abbandonate, restate lì, c'è un'altra grande ora di calcio con Marte Sport Live e con Massimo D'Alessandro. Noi ci sentiamo domani alle 12, ciao!